Un posto occupato, proposta consiliare del consigliere Giuseppe Buonavolontà del comune di Marigliano in memoria delle vittime di femminicidio. Abbiamo intervistato il parterre istituzionale, compreso la rappresentanza di Sant'Antimo, la mamma Loredana e le zie in memoria di Giulia e Tiago. Possiamo dare il via alle immagini di una serata commovente, intensa e passionale. In compagnia della giornalista Gabriella Bellini, innanzitutto ciao e benvenuta. Benvenuta e grazie a voi per essere venuti oggi in questo appuntamento per noi molto importante. Moderi e coordini questa proposta consiliare, un posto accanto in ricordo e in memoria delle vittime di femminicidio, che ricordiamo anche ogni 3 giorni c'è una donna vittima in Italia, dove l'85% dei casi spesso succede in ambito domestico. Quindi compito anche nostro, di comunicatori, di sensibilizzare quanto più possibile dietro delle campagne sociali. Assolutamente, mi dà l'occasione di parlare di quello che è il progetto che noi stiamo portando avanti come Commissione Pari Opportunità all'Ordine dei Giornalisti della Campania, che si chiama Parole in Ordine. Noi andiamo dal 2017 ad oggi, perché sono stata riconfermata ancora con questa nuova elezione, nelle scuole a parlare agli studenti e a spiegare quanto siano importanti le parole, perché prima dei comportamenti ci sono le parole. Lo hai detto tu, è fondamentale l'educazione, perché spesso e volentieri noi pensiamo che comportamenti anche sciocchi, quotidiani, che forse abbiamo ereditato in maniera cognitiva da quella che è la società che ci circonda, possono essere la cosa più giusta. Invece dobbiamo renderci conto di quanto la violenza possa partire anche da una semplice parola, e quindi andiamo nelle scuole proprio per sensibilizzare su questo argomento. Oggi siamo qui, avremo ospiti tra l'altro i genitori, i familiari di Giulia Tramontano, un caso che ha sconvolto l'Italia intera, e per noi questo è un momento importante, perché appunto posto occupato, lo spiegherà poi dopo il consigliere Buonavolontà, ha lo scopo e l'obiettivo di sensibilizzare sempre. Un posto sarà sempre presente in consiglio comunale per testimoniare la vicinanza di questa amministrazione, ma non soltanto, di questa comunità intera, le donne. Quello che mi sento di dire da parte mia, e lo dico sempre in ogni occasione pubblica come quella di oggi, è di denunciare. Quando le donne sanno di vivere un momento di disagio, non abbiate timore, parlate con i vostri familiari, parlate con le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono preparate per affrontare questo tipo di problema e sapranno aiutarvi al meglio. Non abbiate paura, rivolgetevi a qualcuno e denunciate. Il famoso ultimo appuntamento, no? Che spesso i psicologi, i sociologi indicano che deve essere pubblico. Ti volevo chiedere, tra le tante iniziative importanti, ricordiamo anche le politiche per le vittime di supporto, soprattutto anche per gli orfani di femminicidio e dei figli, sono fondamentali, un'altra materia che bisogna regolamentare. Assolutamente, perché ci si dimentica che restano i figli, che sono vittime 2 volte di questo tipo di delitto atroce. E per fortuna la Regione Campania è molto all'avanguardia da questo punto di vista, sta facendo molte leggi, una di queste ci sarà spiegata proprio oggi dalla consigliera regionale Bruna Fiola, che ci spiegherà che cosa la Regione ha messo in campo per le vittime di violenza e quelli che sono i loro ragazzi. Io purtroppo in 28 anni di carriera ho avuto modo di occuparmi di diversi casi di femminicidio e di parlare con i bambini, che poi diventati adulti, ragazzi di donne uccise o dal proprio compagno o dal proprio ex marito, ed è veramente drammatica questa cosa, è drammatica quanto le famiglie restino senza supporto e devono crescere dei bambini che hanno bisogno di tutto, dalla questione più semplice economica, proprio di crescere un ragazzino da piccolino, a quella che è la questione emotiva. Quindi il fatto che le istituzioni se ne facciano carico, finalmente si rendano conto di quello che è un disagio reale e che non dovremmo parlarne più, ma purtroppo siamo costretti a parlarne ancora, è importante che le istituzioni facciano la loro parte e che noi come comunicatori, come tu ben dicevi, facciamo la nostra. Senti, c'è sempre più una violenza dilagante, ho visto su questo territorio, vedi il caso Frederick praticamente a Pomigliano, e tu ovviamente con la voce online li segui praticamente a Iosa. Spesso dicono si annoiano questi giovani, i modelli diseducativi, forse saranno anche i social, no? Questa mania di competizione, come si può spiegare questo fenomeno sempre più in ascesa? Guarda, è tremendo, l'hai detto tu, noi come Provincia Online siamo stati anche tra i primi a raccogliere, a trovare questi video che loro avevano pubblicato sui social e a darli. Ti dico la verità, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo chiamato i carabinieri e glieli abbiamo forniti, perché è assurdo come loro trovino normale aggredire una persona pensando che sia un oggetto. Neanche gli oggetti vanno maltrattati, non si deve assolutamente vandalizzare quello che è un bene pubblico, pensa a una vita umana. Eppure i ragazzi oggigiorno dicono di non avere abbastanza riferimenti. Io credo che sia questo il problema, forse mancano i riferimenti, che siano i genitori,
genitori, la scuola, le istituzioni, anche noi, io me ne faccio sempre una colpa come giornalista, penso sempre che cosa posso scrivere o non scrivere affinché i ragazzi si sentano, diciamo, tutelati, e anche noi cerchiamo di scrivere determinate notizie e non scriverne altre, anche se, come tu sai, ci porterebbero click e in questo caso soldi, proprio perché pensiamo che sia più importante educare una mente giovane, i cittadini del futuro, piuttosto che pensare ai soldi. Saremo dei sognatori, forse siamo dei sognatori, ma vogliamo avere la coscienza a posto, e invitiamo sempre i genitori, lo diciamo in ogni occasione pubblica, a stare attenti ai propri figli, guardate cosa hanno sul cellulare, guardate cosa pubblicano, perché spesso e volentieri lo pubblicano, quindi siete voi i veri colpevoli di tutto questo, la vostra mancanza di attenzione. Si dice sempre che la famiglia è l'agenzia educativa più importante, poi subito dopo viene la scuola. E chiudiamo, hai supportato un documentario su Gaetano Aliperta, il comandante colonnello pilota. Sì, esatto, una delle ultime cose che abbiamo fatto proprio questo sul colonnello Aliperta, che era un pilota che ha affrontato la grande, insomma, la guerra, è stato medaglia più volte, ha ricevuto 3 medaglie, e pensavamo fosse opportuno che quello che era un eroe dei nostri territori, in questo caso di Somma Vesuviana, sconosciuto alle scuole, potesse essere conosciuto al grande pubblico. L'abbiamo fatto proprio con una scuola, con l'ITI Maiorana, che ci ha coadiuvato in questo progetto, è nato dalla loro idea e noi l'abbiamo supportati tecnicamente, e speriamo di poterne fare altri sempre sullo stesso genere. Chiudiamo con un piccolo inciso, ho visto un hashtag, non sono come voi, è un velo dietro un velo d'amarezza, che dopo 30 anni spesso ne sai qualcosa, e il famoso mobbing o le clac ci sono sempre state a livello politico, no? Si sa, le famose raccomandazioni. Ti dico la verità, non sono come voi nasce da una cosa molto particolare. Io l'anno scorso ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale, in quel periodo per una questione di correttezza mi sono astenuta dallo scrivere, mi sono congelata dallo scrivere, e ho subito in quel periodo, lo dico adesso perché è passato un anno, minacce, ritorsioni, attentati, perché hanno anche distrutto la macchina appena acquistata, l'automobile appena acquistata. Dopo un anno vedere che tutto questo è stato cancellato perché dall'opposizione sono entrati in maggioranza, ti fa capire che ci si vende per molto poco, forse basta uno stipendio d'assessore o un piccolo incarico per vendersi. Io sinceramente, ripeto, dopo quasi 30 anni di lavoro preferisco dire non sono come voi, preferisco andare avanti con quelle che sono le mie ideologie e i miei pensieri. Infatti la tua interezza poi ha trionfato. In compagnia del primo cittadino di Marigliano, Giuseppe Iossa, benvenuto sindaco. Benvenuti a voi. Questa sera si presenta un posto occupato, un posto consigliare del consigliere comunale Giuseppe Buonavolontà, in memoria delle vittime di femminicidio, un'iniziativa lodevole che bisogna dare atto, perché le campagne di sensibilizzazione sono fondamentali, soprattutto a livello istituzionale. Ma è un'iniziativa meritevole e lodevole, in quanto è un atto tangibile che resterà nell'aula consigliare, quindi in un luogo istituzionale, a futura memoria di un dramma che ci attanaglia e che ormai ci persegue da troppo tempo e troppo frequentemente. Essendo uomo delle istituzioni, volevo chiedere, la legislazione è stato rinnovato un nuovo DDL sul femminicidio su proposta del ministro degli interni Piantedosi, dove si è rafforzata la misura di prevenzione, in quanto la repressione da sola non esaurisce il problema, e poi c'è anche un altro DDL presentato da Ronzulli al Senato che prevede finalmente che il FEDPOS è una persona totalmente, e bisogna comminare in quel caso dietro un duplice omicidio almeno la pena di 30 anni. Le volevo chiedere, al di là della legislazione, quanto ci vorrebbe una rivoluzione culturale, certo, per debellare una piaga sociale del genere? Ma la prevenzione, soprattutto la rete di protezione delle donne, intercettare i disagi, le difficoltà, le minacce, ogni segnale che possa essere premonitore poi di un dramma. E quindi una rete di protezione anche a livello comunale, ad ogni livello sanitario e quant'altro. Sicuramente una rivoluzione culturale è quella che noi ci aspettiamo. Però ci credo poco, credo più che lo Stato possa mettere in campo un'azione di prevenzione, senza, come dire, lasciare il passo a anche una riforma culturale degli uomini rispetto al mondo delle donne. Per quelli che concerne i suoi ultimi elementi che avete dibattuto in Consiglio Comunale, ho visto opere pubbliche e vivibilità, no? Sono le ultime priorità praticamente da operare. Abbiamo messo in campo un'azione per intercettare i finanziamenti del PNRR che è andata a buon fine, adesso il compito e la responsabilità di realizzare questi progetti non è facile, ma ci mettiamo il massimo. Ho visto che Marigliano proprio poche ore fa è stato coinvolto in un'inchiesta, finti lavori di somma urgenza da parte di alcune aziende di subappalto della rete idrica, ricordiamo Gori, smascherata dal nucleo di polizia locale, coordinata dal comandante Nacar, a cui devo fare anche un plauso. Spesso si critica tanto la polizia locale, invece...
Ma abbiamo un comandante della Polizia Municipale che è efficiente e ben organizzato, ha un gruppo di giovani attrezzati per far fronte alle emergenze, ma soprattutto è sempre in tutti i settori, sia per la prevenzione che per la repressione. Vediamo come andranno le inchieste, che è un alveo, voglio dire, riservato e sul quale per adesso ci riserviamo di pronunciarci. Noi ci siamo lasciati con il Napoli Cultural Classic, sì, 22esima edizione. A Natale. Ecco, le chiedo. Qualche chilo in meno per te, qualche chilo, diciamo, cioè in più per te e meno per me, all'epoca. È sempre molto vicino, visto. Diversamente proporzionale. È sempre molto vicino, visto all'arte, il Marigliano Jazz, sì. Praticamente 17esima edizione con un cast internazionale, alla cultura, il Festival delle Risonanze Filosofiche, e ho visto anche al commerciale la Sagra del Gnocco nel Pignatiello. Come dire, l'arte e la cultura non devono mai fare difetto a questo territorio. Vabbè, sono eventi che aggregano e che hanno una tradizione importante, sia Marigliano Jazz, la Sagra del Gnocco. Oh, esatto. E anche risonanze filosofiche. Noi facciamo il possibile dando la nostra mano perché questi percorsi culturali restano vivi e possono essere un'opportunità per i nostri territori. Senti, ho visto l'inaugurazione dell'asilo comunale con Mara Garfagna. Sì, abbiamo inaugurato un asilo comunale che è una lunga storia che abbiamo traguardato, però c'è ancora da fare. Spero che per settembre ci siano tutte le condizioni per farlo partire, per offrire un servizio essenziale per i nostri cittadini e non solo. Le chiedo, quanto va tutelata l'identità politica e la critica dell'ideologia, quanto si può rendere proficua? Sempre bisogna tutelare l'identità politica e l'aggregazione attorno agli ideali, attorno all'identità, altrimenti non c'è un percorso politico valido che si possa portare avanti. E chiudiamo con una tradizione di pochi giorni fa, quella che vi costella, San Carmine praticamente, l'ho vista in prima fila ovviamente dietro la processione. La processione alla Madonna del Carmine è molto sentita in una frazione che è quella di via Vittorio Veneto. Era un'iniziativa che, a causa del Covid, a causa dei lutti di famiglie importanti e gravi in quella zona, si era un poco lasciata in disparte. Invece quest'anno è ritornata alla grande con le grandi partecipazioni e con una bella e sentita processione, veramente. In compagnia dell'assessora alla gentilezza, c'è anche altre deleghe che poi andremo a sviscerare, Filomena Boleri, innanzitutto benvenuta. Grazie. Questa sera si commemorano le vittime di femminicidio, ogni 3 giorni una donna è vittima di violenza e le campagne di sensibilizzazione sono fondamentali. Dietro ovviamente iniziative come questa, no? Sono importanti che le istituzioni fanno sentire anche il loro peso. Sì, purtroppo questi episodi sono sempre più ricorrenti, frequenti, e questi momenti ci servono proprio per aiutare a ricordare, visto che sono sempre dell'idea che mai nessuno muore nel ricordo di chi resta, e soprattutto, ecco, soprattutto in merito all'assessorato che io ho alla gentilezza, veramente riscopro giorno dopo giorno quanto la gentilezza, valore che sembra banale, ma banale non è, può essere realmente un antidoto alla violenza e a tutti, insomma, i gesti brutali che possono esistere nel quotidiano. Infatti gentilezza, perché ricordiamo che lei è un attivatore di comunità per un mondo migliore, no? Sì, io tra l'altro sono anche una psicoterapeuta, quindi, ecco, quindi l'assessorato è stato un po' anche cucito su misura in base alla mia professione, quindi di storie come queste purtroppo, anche lavorativamente parlando, ne vedo un po'. Poi anche le deleghe dell'arredo, decoro, sì, urbano, manutenzione, sì, dei parchi urbani. Dietro quali iniziative pensate poi di migliorare il territorio? Le iniziative sono quelle di migliorare il territorio soprattutto a misura di bambino, quindi rendere questi spazi verdi che magari sono già esistenti però più fruibili proprio per i bambini, perché loro sono il nostro futuro, quindi puntiamo su di loro. Ho visto che è un'appassionata di animazione. Ho visto a Disneyland a Parigi. Sì, sì, no, in realtà sono un'eterna sognatrice. Mi piace essere sempre comunque bambina, perché penso che nessuno di noi deve perdere il fanciullino che c'è nel nostro cuore. Quindi ho portato mia figlia a Disneyland, che ha 7 anni, ma con l'occasione mi sono anche divertita e ho sognato anch'io insieme a lei. Dice sempre che la donna acquisisce la propria libertà quando diventa indipendente, che ricordiamoci anche la violenza economica, psicologica, la violenza di genere, no? Assolutamente, infatti l'invito che io faccio spesso nel mio campo lavorativo e riproporrò l'invito anche oggi è che le donne devono essere consapevoli sin dai primi segnali e non giustificare i primi segnali di violenza fisica e soprattutto psicologica come atto d'amore, perché tutto è tranne che un atto d'amore, ma di possesso. In compagnia del consigliere comunale Giuseppe Bonavolontà, innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti.
Ci incontriamo in quanto lei è presentatore di una proposta consiliare, un posto occupato in ricordo delle vittime di femminicidio. Da qui posso risalire subito anche la sua anima, quanto può essere sensibile dietro anche alla cultura della legalità. Le faccio i miei complimenti innanzitutto. Innanzitutto saluto tutti e la ringrazio per questi complimenti. Questa iniziativa è posta proprio per sensibilizzare tutti rispetto a certi argomenti che purtroppo siamo costretti a parlarne, non dovrebbero succedere delle cose, noi non dovremmo essere costretti a parlarne. Proprio l'altra sera abbiamo visto un'altra scena di violenza su una donna che è stata registrata da un balcone, che un ragazzo purtroppo usava violenza nei confronti di una ragazza, e quando hanno provato a difenderla purtroppo questa persona è stata violenta anche con queste persone. È importante sensibilizzare, è importante partire dalle scuole, i dirigenti scolastici fanno un grosso lavoro a riguardo, le istituzioni devono essere a supporto. Infatti il 7 luglio abbiamo votato all'unanimità tutto il Consiglio Comunale di Marigliano la proposta posto occupato, quindi verrà occupato un posto all'interno del Consiglio Comunale che poteva essere riservato ad una donna che purtroppo oggi non può viverlo perché purtroppo è stata vittima di violenza. Che poi ovviamente presenzieranno anche in questo caso la mamma, ci sarà anche un inciso per Giulia e Tiago. Invece le volevo chiedere, l'ho vista con un'amica che a me è molto cara, ovviamente la cantante Mavi Gagliardi, lavorando anche sul territorio, come dire, uno anche sempre molto vicino all'arte, dove c'è lo spettacolo c'è comunicazione, dove c'è comunicazione c'è aggregazione. Noi cerchiamo sempre di realizzare un po' di eventi in città che poi possono essere l'anima anche per risanare il commercio, non solo questo, vanno poste tante iniziative, ma queste sono alcune delle iniziative che mettiamo in campo. Mavi è nata subito una grossa sinergia, siamo amici e stiamo sicuramente cercando per il futuro di poter programmare qualcosa su questo territorio, sempre nell'interesse dei cittadini e del commercio. A proposito di territorio, il centro storico, luogo di aggregazione sociale soprattutto per i giovanissimi, dietro quali prospettive e dietro quali iniziative, cercando anche di far confluire anche a livello anche turistico, perché è sempre importante far conoscere ai giovani la storia e la provenienza da dove arriviamo, no? Io credo fortemente in un'economia di imbuto, quindi portare l'economia da fuori a Marigliano, quindi tutti quelli che poi possono venire a spendere a Marigliano. Il centro storico è stata data una scintilla nel centro storico, perché proprio da lì bisogna ripartire, è importante ripartire da lì. Sto cercando anche in questo campo di sensibilizzare chi deve occuparsene, sono certo che prima o poi riusciremo a realizzare un grosso lavoro per il centro storico. Direttore dell'ICAST Marigliano, dove la filiera produttiva dietro la sua tutela penso che sia anche uno dei vostri caposaldi, oltre alla sua valorizzazione immagino. Io provengo dalle associazioni, soprattutto da ICAST, che è l'associazione commercianti che oggi elegge e mantiene la maggioranza del presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola. Sicuramente è importante, oggi non sono più presidente dell'ICAST in quanto ho delegato a Emanuele Perna e ho lasciato in ottime mani l'associazione. Sono sempre interessato a quelle che possono essere le dinamiche sia quotidiane che di progettazione e di gestione per i commercianti. È importante non lasciarli soli perché sono l'anima, a mio parere sono l'anima della città. A proposito di Ciro Fiola, coordinatore appunto per la Camera del Commercio anche sul territorio di una kermesse fatta a Napoli, giunta alla sua terza edizione, dove si celebrano l'eccellenza appunto del territorio. Sì, è un'iniziativa importante, l'ultima volta abbiamo registrato quasi 3.500 persone. Il Presidente è coinvolgente, quindi riusciamo sempre a mettere artisti e professionisti e tecnici all'interno del Palapartenope, come è successo l'ultima volta, che è una delle strutture che riesce a contenere 3.500 persone. È stato importante, soprattutto per il commercio, abbiamo fatto delle premiazioni importanti, i commercianti non vanno lasciati soli, alcune volte dare un grazie o un bravo alla carriera di un commerciante difficilmente succede e noi ci teniamo a farlo ogni anno. Ma adesso la valorizzazione del territorio passa anche appunto dietro l'imprenditoria, no? Anche quella commerciale, c'è proprio anche una notte del commercio che tu curi, che è fondamentale, no? Far confluire tutte le maestranze soprattutto anche sul territorio e creare anche un'aggregazione, una simbiotica, no? Proprio appunto con i cittadini. Noi riusciamo, grazie alla città metropolitana che oggi è presieduta da Gaetano Manfredi, ad organizzare un evento a dicembre totalmente finanziato dalla città metropolitana, e che è stato realizzato proprio al centro storico per
riuscita ad accendere questa scintilla e per far capire a tutti che, ecco, è possibile realizzare qualcosa al centro storico che sia di introito per tutto il paese. Mentre ad aprile organizziamo un altro evento molto importante che è cofinanziato insieme alla Camera di Commercio al 70%, il 30% ce lo mette il Comune di Marigliano, e siamo riusciti ad organizzare per 2 anni consecutivi degli eventi molto importanti dove hanno visto artisti tra Insavitabile, Ciccio Merolla, artisti di un certo livello, Peppe Odice, l'ultima edizione, La Maschera, quindi diciamo Francesco Cicchella, quindi siamo riusciti a riempire la piazza sponsorizzando anche uno street food cittadino, assolutamente cittadino, quindi non è purtroppo o fortunatamente permesso agli altri commercianti fuori paese di venire a poter mettere uno stand qui, mentre tutti quelli che magari hanno un'attività nella periferia e non nel centro possono, ecco, usufruire di questi stand gratuiti per poter non solo, diciamo, valorizzare il proprio prodotto ma anche per sponsorizzarlo. Chiudiamo, sdoganiamo i soliti preconcetti che tra comunità politica e società non ci possa essere una sinergia. Ci può essere una sinergia, sicuramente la società deve rendersi conto che non può prevalere il singolo, deve prevalere la comunità, che è la cosa più importante, in quanto, diciamo, ecco, da soli non si va da nessuna parte. Quindi la sinergia, come si è creata oggi, una sinergia con tutte le forze che sono presenti in Consiglio Comunale, che sono presenti in questa amministrazione, maggioranza, minoranza, siamo riusciti a creare una forte sinergia per far sì che temi sociali come questo riescano a prevalere sempre. Parlo di un politicante nazionale, ovviamente gioca in casa, posso parlare di Paolo Russo, ciao e benvenuto. Eccoci, ecco. Una bella giornata. Nella tua cittadina natale, Marigliano. Ma è una giornata importante perché consente una riflessione su temi che hanno un alto profilo di sensibilità e soprattutto che testimoniano come è possibile stare insieme dalla parte delle donne, dalla parte di chi merita semmai cortesia ed attenzioni e non violenze. Per 26 anni precisamente è stato membro ovviamente del Parlamento italiano, guardando un po' a ritroso lungo questo percorso, gratifica o rimpianti? Nessun rimpianto, solo il piacere di aver servito il Paese e continuare a farlo anche in ruoli diversi, non quelli necessariamente istituzionali, e il ricordo di tante opportunità importanti che abbiamo provato a costruire nell'interesse di questi territori e anche nell'interesse di questi temi. Ricordo un tema tra gli altri con l'ex ministro Carfagna, quello del codice rosso. Mi pare che, insomma, ci siano tante occasioni per essere orgogliosi del lavoro fatto, ma soprattutto continuare a ringraziare questa terra per avermi voluto suo rappresentante. Tu inizi agli albori degli anni 90, se non erro, proprio con Berlusconi, no? Il compianto. Che vuoto istituzionale, emotivo, caratteriale, politico, anche imprenditoriale ha lasciato? Beh, un vuoto non colmabile. Di Berlusconi non ne nasce un secondo. Non c'è un numero due di Berlusconi, dicevamo sempre in Forza Italia che dopo il numero uno c'era il numero 101, il vuoto incolmabile di un grande leader, di un leader internazionale capace di dialogare con la stessa bonomia, con la stessa semplicità con i grandi del mondo, i grandi del pianeta e nello stesso tempo essere sempre cortese, educato, rispettoso di ogni interlocutore. In questo senso non è facile avere un metro di paragone con il panorama anche con il panorama politico attuale. Dopo 28 anni lasci il Parlamento, cioè lasci il partito di Berlusconi per aderire con la Carfagna stesso, con Calenda, no? La scelta come arriva? La scelta arriva perché il governo Draghi, inopinatamente il governo di chi ci veniva invidiato nel mondo, inopinatamente viene mandato a casa anche con la complicità di Forza Italia. Crediamo che sia stato un errore per il Paese, un errore per le prospettive che si stavano costruendo e un errore anche non nello stile berlusconiano. Presidente Berlusconi, Draghi lo ha voluto alla Banca Europea, il Presidente Berlusconi ha votato convintamente per il governo guidato da Mario Draghi, insomma ci sono state sollecitazioni che abbiamo ritenuto non funzionali all'interesse dei cittadini e quindi abbiamo sommessamente, senza critiche,
fatto una scelta e nel tempo giusto. La scelta non si fa trasferendo la propria poltrona, la scelta si fa mettendosi a disposizione degli elettori e venendo o meno eletti. La politica è partecipazione, condivisione. Perché la gente si è disaffezionata? Beh, perché il sistema elettorale è tale per cui non si scelgono i propri parlamentari, per cui si lascia nelle mani di 5, al massimo 6 leader nazionali la scelta, la cooptazione dei parlamentari. Questo allontana straordinariamente ognuno dalla politica e soprattutto allontana anche gli eletti, i nominati dai territori. A me piace stare qui, a casa mia, tra la mia gente, i miei consiglieri, i miei elettori, anche i miei avversari politici, confrontandosi sui temi ed affrontando quei temi non per il gusto di duellare, ma per il gusto di migliorare la performance della soluzione che si trova. Ho visto che recentemente ha partecipato alla Città della Scienza a un tavolo formativo molto interessante tra Sole e Male Tempo, è stato etichettato. Sì, abbiamo provato a disegnare le contraddizioni della nostra Campania, ricca di sole, ricca di vivacità intellettive e culturali, ricca di prospettive ma anche con tante criticità. A noi non devono sfuggire le criticità, ma dobbiamo far sì che quelle criticità siano opportunità per avere un tempo migliore. E chiudiamo, l'autonomia differenziata che lei poc'anzi menzionava è la ricetta migliore per aumentare le disuguaglianze. Sì, è la secessione dei ricchi, è un modo per distanziare ancora di più il nord dal sud e relegare il sud in una condizione ancillare e marginale. Io spero che il Presidente del Consiglio, con un atto di resipiscenza, si convinca della necessità di avere una riflessione, di avere un atto di equilibrio ed evitare di barattare il presidenzialismo con l'autonomia differenziata. Sarebbe un grave danno al Sud e sarebbe un danno che il Sud non solo non merita, ma che restituirà nella prima tornata elettorale. Assessora alle politiche sociali, Rosanna Palmi, benvenuta. Grazie, benvenuti a tutti voi. Questa sera commemoriamo una proposta consiliare in memoria delle vittime di femminicidio che, ahimè, ogni 3 giorni vede una donna perire, ovviamente, dove? Spesso in ambito anche domestico, ovviamente, che il mostro è colui che abbiamo a fianco. Come si potrebbe debellare? Perché la legislazione fa fatica a reprimere il fenomeno. Ci vorrebbe una rivoluzione culturale. Sì, anche perché il posto occupato è proprio un gesto concreto che vogliamo, perché vogliamo dimostrare che non dobbiamo occuparci della violenza sulle donne solo per commemorare degli episodi o solo quando accadono purtroppo queste tragedie. Non dobbiamo mai dimenticarci di questa piaga sociale e dobbiamo soprattutto cambiare la mentalità e porre attenzione ai segnali che vengono lanciati dalle donne, perché molto spesso la donna ha paura di denunciare, ha paura di parlare anche con un familiare, con un'amica, per le ritorsioni che potrebbero poi esserci nei suoi confronti, ed è quello su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo cercare di dare fiducia alle donne e quindi dobbiamo permettere di essere libere di esprimersi e libere di mostrare la propria paura, il proprio terrore. Ho notato che lei ha supportato una storia da forte impatto di Simona Rubino, dove praticamente la vera vittoria è quella di vivere ogni giorno con coraggio. Sì, è proprio questo, perché la donna deve avere il coraggio di vivere, di essere libera, non deve sottostare alla regola dell'uomo che può reprimere la propria libertà e quindi dobbiamo far uscire il coraggio delle donne. Dobbiamo lavorare tanto sulla mentalità, perché deve essere proprio un impegno culturale. Ho visto anche un'altra bella iniziativa in sinergia con Città Metropolitana, esserci nel quartiere Ponte Citra, dove avete dibattuto il tema delle periferie e della dispersione scolastica. Ed è stato un bellissimo risultato, difficile da attuare, perché c'è sempre un po' di retrosia nei riguardi di queste attività, però devo dire la verità che è stato davvero un bel risultato. I ragazzi sono stati entusiasti e molti hanno deciso anche di continuare il loro
percorso di studi. E devo dire la verità, i miei complimenti più sentiti sono andati proprio ai ragazzi, perché si sono affidati a delle persone sconosciute, quindi si sono aperti a loro, si sono affidati a loro, hanno seguito i loro consigli e sono contentissima di aver visto i risultati. E chiudiamo un momento di condivisione e di speranza con "Sei tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Sì, dobbiamo essere noi il cambiamento, dobbiamo noi dimostrare alle persone che qualcosa può cambiare, quindi non dobbiamo aver paura di affrontare determinati argomenti, non dobbiamo aver paura di esporci, quindi dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere negli altri. Un posto occupato con un amico, un avvocato, mio concittadino che mi onoro di conoscere anche se solo da pochi mesi, l'avvocato Giuseppe Italia, ciao e benvenuto. Direttore, troppo buono, grazie, grazie veramente. Allora, stasera si celebravano ovviamente le vittime di femminicidio, dietro ovviamente ai nostri due concittadini Giulia e Tiago, una serata piena di emozione, di commozione e di sensibilizzazione. Le istituzioni, il loro compito, questo dovrebbero farlo, no? Proprio per coinvolgere anche la comunità e cercare anche di legiferare soprattutto quelle che possono essere delle iniziative in favore. Mi piace innanzitutto che hai detto dietro due nostri concittadini, Giulia e Tiago. È un passaggio bellissimo quello di considerare Tiago in questo ragionamento, perché poi è un punto secondo me centrale di tutta la vicenda. Io sono contentissimo da tanti mesi di vedere che il Comune di Marigliano si è mosso in questa direzione facendo un evento che intesta la nostra Giulia Tramontano. È veramente una cosa che tocca, che ci colpisce, ma soprattutto è anche un modo per farci pensare che in questo settore dobbiamo fare sempre di più, perché non è mai abbastanza. Forse nella sensibilizzazione in questo campo è anche quello che poi ne viene fuori dalle varie discussioni, dai vari contributi che ognuno dei relatori ha dato stasera e si danno in questo tipo di interventi, e che forse effettivamente non è mai abbastanza quello che si fa. Quindi bisogna fare sempre di più. Ecco, le istituzioni dovrebbero essere presenti in questo, al di là del singolo intervento di questo o di quell'ente. È necessaria una grande sinergia sui territori e fare in modo che nascano tutte le sedi possibili dove dare ascolto alle persone che ne hanno bisogno, sia essa la parrocchia, sia essa lo studio privato, sia essa una sede pubblica, ancora meglio, che ha gli strumenti concreti per andare avanti sotto questo profilo. Veniamo alle nostre note dolenti e ti provoco un po'. Sei stato additato come praticamente la causa dello scioglimento del comune e di aver sedotto i quattro dissidenti. Facciamo finalmente chiarezza, per quanto anche sei anche molto social, l'ho visto ultimamente. No, ma non sono così attraente da poter dissuadere i quattro. I contenuti. Dico, però al di là dello scherzo, no. Io ho fatto una proposta, la prima è stata presentata, poteva tranquillamente essere accettata, lo ribadirò sempre, c'erano persone all'interno di della compagine del sindaco che avrebbero volentieri accettato quel tipo di proposta. È andata in questo modo, ma non certo perché volevamo mettere il punto così. Speravamo tutti in un epilogo diverso, ma solo per il fatto che ci trovavamo comunque in una fase primitiva per poter mandare a casa un'amministrazione. Detto ciò, secondo me sono accuse che possono tranquillamente tornare ad ogni tipo di mittente, anche perché per me, io dico sempre che parlano i fatti, ma nel corso del tempo io spero anche magari da te in televisione avremo modo di approfondire queste questioni e di parlare dell'argomento. Ci voglio dire una cosa, ci tengo a ringraziare Nicola Di Raffaele, mio fraterno amico, concittadino e mio fraterno amico, ti devo dire, è una persona con la quale ho un confronto costante, perché è stato lui ad invitarmi a questo evento e devo dire che mi ha fatto veramente veramente piacere. Io sono contento di questa sensibilità in questo luogo, veramente. Senti, ho visto che c'è un problema di nuovo di sicurezza nonostante l'implementazione delle nuove telecamere di sorveglianza, no? Grazie a quel finanziamento di 150.000 euro, tu sei stato protagonista involontario, insomma, di un episodio. Sono stato protagonista di un episodio, insomma, mi sono ritirato allo studio alle 10:30 del mattino, ho trovato i ladri che stavano rubando l'auto di mio cugino.
In quel momento ho provato a inseguirli, fortunatamente ho chiamato subito il capitano dei carabinieri, Serafino Palumbo, il quale a telefono ha detto: fermati, dammi tutti i dati, ci muoviamo noi. Io purtroppo, come dire, io sono di carattere interventista, sono uno che quando vede situazioni di pericolo interviene, anche magari non avendo la formazione, quindi magari ho anche commesso un errore. Poi fortunatamente il capitano a telefono dice: fermati, perché non è cosa. Però come dire, questo però fa capire che in realtà nel nostro territorio c'è un problema di sicurezza che è in continuo crescendo, anche perché le segnalazioni di furti in appartamenti, furti di automobili, rapine, stanno crescendo in maniera esponenziale. Al di là proprio delle telecamere è necessaria la presenza del territorio, il controllo. Certo. Io sono dell'idea che se andiamo in un paese che ha bisogno di un presidio costante, magari anche con commissariato, sì, no? Come c'era una volta. Noi ce l'avevamo, l'abbiamo perso, certo, per via di politiche scellerate. E come dire, io un luogo anche strategico. Sì, assolutamente. Noi invece oggi abbiamo lì un luogo, quello della 219, della centrale, esatto, del quartiere San Vincenzo, esatto, dove l'unico baluardo dello Stato resta la scuola, tutto quello che c'era non c'è più. Una grande sconfitta per la comunità sant'antimese. Bisogna invertire necessariamente la rotta. Senti, una battaglia che io ho condiviso fin dall'inizio, il dottor Paolo Calabrò, relegato dalla Giunta Buonanno, perché dissentiva praticamente quell'affido di quella i famosi 100.000 euro. Sì. Guarda caso, il commissario, uno dei primi atti che ha fatto è integrarlo. Vuol dire qualcosa di buono, noi stessi abbiamo rivendicato. Vedi, ecco, non è detto che le amministrazioni sbaglino tutto, no, però quando sbagliano, se l'opposizione o chiunque, perché poi voi non eravate parte politica, fanno notare che c'è un errore, ecco, vi siete super parte, fanno notare che c'è un errore, che cosa c'è di male nel rendersi conto dell'errore e chiedere scusa alla comunità? Invece lì c'è stato un insistere continuo, anche nelle televisioni, di difendere un atto che era illegittimo, e alla fine è stato fatto pagare al dottor Calabrò, il quale ovviamente una volta è tornato alla commissaria è stato ripristinato nelle proprie funzioni, ovviamente, perché è stato come dire, un atto dovuto. Mi dispiace magari che, ecco, durante questo periodo ci troviamo con altri dirigenti in situazioni difficili, e questo mi dispiace tanto, però ripeto, la figura del dottore Calabrò non poteva, dopo quell'evento, in quel modo essere condizionata in quel modo. Quindi ecco, il commissario, che tra l'altro, ecco, altro evento, in questi giorni è stata fatta una pulizia approfondita del cimitero, ecco, i cittadini si stanno rendendo conto che quello che dicevamo era fondamentale, cioè che l'ultima amministrazione era inefficiente sul territorio e che il commissario è arrivato da 30 giorni e ha già provveduto alla pulizia del cimitero. Sono dati di fatto importantissimi che servono a testimoniare che anche se c'era la buona volontà, però non c'era la capacità di andare avanti su determinate cose. Un po' come il rendiconto di gestione, no? Che ancora non è stato approvato dal commissario ad acta Gianluca Orlando, anche pietra miliare, no? Questo la dice lunghissima sul fatto che noi in opposizione parlavamo di quel documento come un documento invotabile. Siamo in attesa di capire nel dettaglio cosa sta succedendo lì dentro, ma io, come dire, io auguro all'amico Massimo Buonanno, oggi non siamo consigli comunali, non siamo consigli comunali, quindi lo posso dire, auguro all'amico Massimo Buonanno che quel documento venga approvato così come lo proponeva lui, perché se ci fosse una virgola cambiata per lui sarebbe una sconfitta immensa, e mi dispiace per l'amico, però ecco, quando le parti politiche ragionano, secondo me è importante ascoltare quello che dice l'opposizione, se vogliamo considerare la minoranza. Se poi dobbiamo relegarci al ruolo di opposizione, vuol dire che noi dovevamo fare solo l'opposizione, l'abbiamo fatto. Senti, la giustizia praticamente ha permesso ai clan ha creato uno scacco matto. 114 anni ha combinato ai clan del nostro territorio che erano egemoni. Come dire, finalmente c'è una pulizia di fondo a questo punto. Sant'Antimo vive una pulizia di fondo da un po' di tempo. Ci sono anche persone che magari aspettano giustizia, che magari non sono coinvolte come si crede, perché ci sono, però ecco, è bello quando ci troviamo di fronte a una risposta forte dello Stato che finalmente interviene sul territorio, poi vengono emesse sentenze definitive. Quindi è ovvio che io sono un avvocato, per me una persona è colpevole al terzo grado di giudizio, quindi rimane tale, però è bello vedere che lo Stato si muove, che la giustizia si muove e che i cittadini possono avere le risposte, anche se, l'abbiamo detto anche prima durante l'evento, talvolta non è necessario solo la condanna, bisogna creare quegli istituti che danno l'opportunità di recuperare il danno subito, e non è una cosa facile. Infatti. Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, Ilaria Perrelli, innanzitutto benvenuta. Grazie a voi. Questa sera si cerca un argomento atavico, ovviamente, che ne fa un cavallo di battaglia ormai da decenni, e ovviamente le vittime di femminicidio, un posto occupato, il ricordo soprattutto di Giulia e Tiago. Non è mai abbastanza la campagna di sensibilizzazione su piaghe sociali come queste, dove dovrebbe intervenire la scuola, la famiglia, oltre ovviamente alla legislazione.
Sì, stasera c'è stata una bellissima iniziativa perché appunto il posto occupato è un gesto molto simbolico che serve per tenere alta l'attenzione da parte, dal punto di vista istituzionale, però la presenza della mamma di Giulia è stata commovente e ci ha richiamato tutti a una maggiore responsabilità per contrastare questo fenomeno così drammatico. E per contrastarla bisogna soprattutto affrontarla dal punto di vista culturale, sradicando alla radice modelli culturali e stereotipi che costringono spesso le donne a rinunciare a essere se stesse in una sorta di dipendenza affettiva in un rapporto di coppia. Però Giulia invece era una donna forte, era una donna libera, e io credo che il suo martirio, diciamo, la sua morte può invece continuare a essere, diciamo, essere d'esempio per affrontare purtroppo questo argomento. Le politiche da adottare per regolamentare anche le vittime di femminicidio e supportarle, penso anche ai figli, agli orfani di vittime di femminicidio. Sì, la Regione Campania ha messo in campo in particolar modo una norma che è stata messa in campo come prima regione in Italia, che è quella di un fondo dedicato per i figli vittime di violenza sostengono questi bambini da quando purtroppo perdono la mamma fino al 24° anno di età con un assegno mensile di 600 euro al mese. È un contributo economico concreto che è di aiuto anche spesso ai nonni che non solo debbono sopportare questo dramma di aver perso una figlia, ma che poi devono farsi carico della crescita dei nipoti. E però la Regione Campania, oltre a questo, ha messo in campo anche altre iniziative, a parte le leggi su cui è venuta, credo, anche prima molto bene la consigliera Fiola. Sono stati fatti dei protocolli d'intesa con le ASL, per, in particolar modo con l'ASL Napoli 1, come sperimentazione, ma pensiamo di diffonderla anche alle altre ASL, per portare nelle scuole dei progetti di educazione ai sentimenti. Noi con il flash mob abbiamo chiesto appunto che l'educazione ai sentimenti e al rispetto verso gli altri e al rispetto delle diversità e delle differenze divenga materia curricolare nelle scuole. Nel frattempo però che il Parlamento approvi l'idea di avere protocolli d'intesa dove insieme all'ordine degli psicologi si può iniziare concretamente nelle scuole a portare avanti questa educazione ai sentimenti. La sua nomina a Presidente della Consulta quanto ha inciso soprattutto la rete femminile che lei, anche in qualità di portavoce del Presidente del Consiglio di Rosa, di Rosetta D'Amelio, perché lei si è attivata molto, no? Nelle proposte, sì, appunto. Sì, sì, no, allora sicuramente l'esperienza che ho fatto da portavoce con Rosetta D'Amelio è stata fondamentale, anche perché con Rosetta, che non smetterò mai di ringraziare, mi ha permesso di avere rapporti con una serie di reti di associazioni di donne, di costruire una rete concreta sul territorio che poi mi ha portato in maniera naturale a divenire a ottobre Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, e quella rete è stata visibile, proprio plasticamente visibile, al flash mob che abbiamo fatto a Piazza Plebiscito il 7 giugno per Giulia e il suo bambino, perché lì ci siamo ritrovati con associazioni, esponenti degli ordini professionali, comuni, molti comuni che hanno aderito, associazioni, un mondo, diciamo, femminile e anche femminista che si è ritrovato in quella piazza per ridare forza alla voce delle donne. Un welfare inclusivo basato ovviamente su quello che possono essere buoni propositi, senza ritornare ovviamente a fare, ecco, quello che eravamo una volta, dove i diritti vanno difesi. Quanto può essere fondamentale? Un welfare inclusivo è fondamentale, si è visto nella pandemia, perché nella pandemia le donne si sono fatte carico, l'hanno detto tutti, lo ripetevano qua, del lavoro di cura. Si sono fatte carico del lavoro di cura, dell'assistenza familiare, hanno lavorato, quando non lavoravano hanno assistito ai figli a scuola, hanno assistito con lo smart working, hanno assistito agli anziani. Quindi lì si è visto che servirebbe un welfare improntato sul valore della cura e non più soltanto sul profitto, diciamo. Quindi un welfare che ricostruisce un patto anche di cittadinanza e un patto sociale tra gli individui che mette al centro la persona, i suoi bisogni e le sue esigenze.
Vicepresidente della Consulta è una mia collega Titti Improta, che lei sì. sa benissimo anche quello che è successo all'interno dell'ordine, sì. che è stata praticamente relegata e espropriata del suo ruolo di segretario. Questa famosa uguaglianza sostanziale tra lavoratori e lavoratrici. A me è dispiaciuto molto quello che è accaduto, anche perché ho una profonda stima nei confronti del presidente Lucarelli, e però da presidente della Consulta regionale femminile non potevo non diciamo sottolineare che purtroppo, nonostante Titti, che ha lavorato molto bene con noi da ottobre in poi, quando è stata eletta vicepresidente della Consulta, la Consulta regionale, apro una parentesi, al presidente e poi a due vicepresidenti. Noi abbiamo fatto un presidente espressione dell'ordine, che è Titti Improta, e un presidente espressione delle associazioni, che è Antonella Verde, dell'Associazione Donne Giuriste Italiane. E la lezione di Titti è stata un'elezione naturale, perché appunto, come ricordava anche Gabriella Bellini, ha fatto talmente un lavoro nelle scuole in questi anni con la CPO, per cui diciamo aveva costruito una rete già precedentemente all'insediamento, un po' come con me con Rosetta D'Amelio, insomma, per capirci. Quindi francamente io mi sono meravigliata che diciamo, nonostante sia arrivata prima alle elezioni con mi sembra 526 voti, non vorrei sbagliarmi, poi non è stata confermata segretario nell'ufficio di presidenza. Immagino, io l'ho detto con molta chiarezza, che sia stato fatto sull'altare di altri equilibri, e però insomma noi credo come giornalisti, mi permetto di diciamo di abbiamo il dovere di essere da esempio, e non possiamo permetterci di fare questi scivoloni, nel senso che dobbiamo essere d'esempio proprio in virtù di quegli stereotipi e di quei modelli che dicevo prima. E allora se c'è una si valuta anche il merito e la competenza oltre che gli equilibri politici, che non sono una bambina, so che esistono, però se c'è una donna che ha lavorato bene, che è diventata autorevole in questo settore eccetera, e oltretutto è stata eletta subito al primo turno insieme a Luca, io mi aspettavo che rientrasse in, e per questo ho deciso di esprimere la solidarietà a nome della Consulta, non è che l'ho espressa da sola, certo. Senso che no, parlo a nome di 70 donne della Consulta. Chiudiamo con il mio slogan: il caso delle donne è sempre preferibile denunciare e mai perdonare, no? Sì, è sempre preferibile denunciare e mai perdonare, ed è sempre preferibile a un certo punto denunciare e avere la forza di smettere, di troncare, che non è un fatto semplice, io mi rendo conto, soprattutto, a parte l'amore, ma soprattutto quando una donna investe su quella persona, rendersi conto che quella persona non è quello che tu ti eri immaginato che fosse, è complicato poi da accettare con se stesso innanzitutto. In compagnia dell'assessora Lina Vivola, innanzitutto ciao e benvenuta. Buonasera a tutti. Questa sera si commemorano le vittime di femminicidio, ovvero questa proposta consiliare, un posto occupato, che rende onore al comune che in questo momento tu rappresenti, perché le campagne di sensibilizzazione non sono mai poche, no? È vero, è un'iniziativa che ha voluto in particolar modo il consigliere Bonavolontà, che tutti noi abbiamo ovviamente sposato e apprezzato anche, in particolare noi donne, perché poi noi donne abbiamo una sensibilità maggiore a questo tema. È ovvio, per il fatto che siamo noi i soggetti vittime, ma non è solo un fatto di violenza in sé, lo dicevo prima nel mio intervento, la violenza nasce, è quotidiana per noi donne, è il modo in cui ci si esprime nei nostri confronti, ancora viviamo in questa società patriarcale in cui ti fanno sentire inadeguata se per esempio metti la minigonna, se sei particolarmente scollata, è così. Noi siamo nel 2023, ma per molti versi siamo nel Medioevo, però lo dobbiamo dire, perché invece mi pare che lo neghiamo e lo dobbiamo dire. Sì, il compito anche di noi comunicatori è anche questo. Ti voglio chiedere, tu da novembre, da consigliere sei passata ad assessore, no? Gratifico, sì. Responsabilità in questi mesi? È una responsabilità enorme, perché penso che l'abbiate capito anche dall'intervento che ho fatto, certo. Che sono una che sente molto la responsabilità. Poi il mio assessorato è anche abbastanza molto delicato, diciamolo, il PNRR, esatto.
lo sport anche, il patrimonio, contenzioso, e quindi voglio dire una grande responsabilità, però mi piacciono le sfide, molto. Ma infatti sei stato oggetto di contesa anche politica, no? Che ti hanno dato le deleghe, poi te l'hanno ritirate, congelate, diciamo, sospese, il termine giusto. Sospese, per poi ridarle, no? Lì c'è stata una doppia vittoria. Prima parlavamo del PNRR, no? Tu aderisci a un movimento Città in Movimento, appunto le migliorie su questo territorio, grazie ovviamente alle opere pubbliche dietro la delega del PNRR, a che punto sono? Noi per fortuna stiamo rispettando, seppur correndo, tutti i termini del PNRR, perché anche a livello nazionale si sa bene che i termini imposti sono molto stringenti e devono essere rispettati, perché una sola tappa non rispettata comporta il fatto che l'intero progetto poi non venga più approvato o comunque non si proceda all'esecuzione. E quindi questa è la responsabilità che grava anche e soprattutto sui dirigenti e sugli addetti. Noi abbiamo un laboratorio del PNRR che si dedica a questo, ed effettivamente sono delle responsabilità forti, perché tu la senti tutta poi, in quel caso se viene meno un tassello può venire meno un progetto e quindi la perdita di fondi che sono fondamentali, perché le nostre realtà sono piccole, spesso anche con grandi difficoltà, e quindi i fondi sono fondamentali. Nel caso poi specifico nostro, in cui è prevista la ristrutturazione e la riqualificazione della villa comunale, non so se lei l'ha vista prima, e quello è sicuramente uno dei progetti che avrà più visibilità per i cittadini, però ci sono anche progetti che riguardano ristrutturazioni di un casale del 700, insomma, che richiedono degli importi importanti e che soltanto con fondi del genere si possono realizzare. Cioè, prima parlavi di sport, edilizia sportiva, no? Le infrastrutture quanto hanno bisogno anche di essere ristrutturate, perché poi lo sport è fondamentale, no? È il luogo di aggregazione. Sì, infatti io ne sono sempre più convinta, e poi è pure vero che tra i giovani forse lo sport è ancora l'ultimo baluardo. Poi estrapola anche dall'ambiguità della strada. Esatto, perché magari i giovani di oggi sentono di più questo distacco rispetto all'istituzione, scuola, che pare non riesca ad adeguarsi ai tempi in certi versi, mentre con lo sport invece già sono più vicino ai giovani. Sì, le infrastrutture sono importanti. Avremmo bisogno di tante altre strutture, perché lo sport a Mariano è sentito molto, abbiamo anche una squadra adesso di serie di basket che è entrata in serie B, c'è stata quella di pallavolo l'anno scorso che pure ha avuto dei risultati importantissimi, e vanno adeguate le strutture, ed è anche vero che avremo bisogno di più strutture, perché poi i nostri ragazzi si alternano anche nelle varie palestre delle scuole per poter fare sport. Prima parlavi di patrimonio in un tuo passaggio, no? Con il pubblico, soprattutto ai fini sociali, no? Sono importanti anche i luoghi confiscati. Guarda, proprio, no? Quello di cui ti ho parlato prima, l'oggetto di quel casale del 700, le finalità di quelle saranno sociali. E sì, anche i beni confiscati, abbiamo anche un immobile confiscato che dovrà avere fini sociali, ed è quello a cui accennavo prima. E possono diventare veri e propri laboratori, certo, viventi, soprattutto per gli studenti, no? Le famose fattorie didattiche. Anche quelli. In compagnia dell'onorevole Bruno Affiola, innanzitutto benvenuta. Ricordiamo, grazie, consigliere regionale, presidente della sesta commissione permanente. Allora, si commemorano le vittime di femminicidio e la regione è sempre molto vicina, ho visto che ha stanziato quasi 5 milioni per supportare le vittime di femminicidio, i figli e gli orfani soprattutto. Sì, un'azione concreta del comune di Mariano, proprio per dare la possibilità a tutti anche di essere a conoscenza delle iniziative che la Regione Campania fa, e per tenere un posto occupato qui in sala consiliare per ricordare tutte le vittime di femminicidio. La Regione Campania è in campo ormai da molti anni su questa tematica, una legge 34 del 2017, unica in Italia, come il contributo da dare a tutti gli orfani di femminicidio, fisso di 600
100 euro al mese per dare anche ai nonni la possibilità di dare una vita diversa a questi bambini, e proprio oggi l'avviso parte per un multintervento sia per le donne, per gli orfani e per i figli, proprio per non far sentire sole queste donne e dare loro la possibilità di denunciare, perché la violenza economica è una violenza più sottile, ma c'è, e oltre a quella fisica è quella che si deve combattere. Lo possiamo fare solo non lasciando sole queste donne e dare loro la possibilità e la vista di un futuro diverso, con una speranza innanzitutto per i loro figli. Finalmente lo psicologo di base diventa legge, la Campania è regione apripista. Sì, la regione Campania, insomma, lo abbiamo detto, oltre a curare la salute fisica delle persone, sta dando un forte contributo anche per la salute psicologica, in particolare dopo questi anni di Covid. Siamo stati l'unica regione ad offrire 10 sedute ai bambini proprio dopo il Covid, con un sistema a burocrazia zero attraverso il pediatra. Abbiamo poi portato a termine, anche con una battaglia legale, lo psicologo di base. I primi 146 professionisti hanno già firmato ed è partito in tutte le ASL, ed è di giovedì l'approvazione della legge sulla psicologia scolastica, dove dobbiamo dare un contributo importante attraverso le scuole di un tutoraggio e di un supporto ai nostri ragazzi che stanno vivendo un momento difficile. Lei è cresciuta nella figura di Carmelo Conte, no? E che ha incontrato anche recentemente, che ha presentato il suo libro Il vento del sud. Sì, da socialista che rivendico di essere, insomma, socialista craxiana, Carmelo era un punto di riferimento importante per tutti i socialisti, una persona e un politico che ha fatto veramente tante battaglie per il sud e per le fasce deboli. In questo momento particolare, dove si parla anche di autonomia differenziata, avere un punto di riferimento ancora oggi come Carmelo è importante per tutta la società. Anzi, spero che i partiti che si dichiarano di sinistra, ma anche, insomma, tutti i cittadini che stanno lì al Parlamento a tutelare e a rappresentare i cittadini del Sud possano avere uno scatto di dignità per dare veramente al Meridione quello che si merita. Un bel progetto della Regione, ho visto, per la campagna di sensibilizzazione per l'affido familiare. Sì, una misura importante, perché vediamo molte volte questi bambini che vengono tolti alle famiglie, che poi vivono nel gelo delle case di comunità, e non è possibile poi pensare ad un futuro diverso per quei bambini che non vivono nel calore familiare e che non hanno dei punti di riferimento fermi. Quindi è una misura che stiamo incentivando, ovviamente distinguendola da quella che è l'adozione, perché dobbiamo creare e anche formare delle famiglie proprio per accogliere questi bambini all'interno delle loro famiglie. Un protocollo firmato per l'ottimizzazione del minore vittima di reato. Sì, un protocollo importante con il Comune di Napoli, con l'ASL, con la Regione Campania, perché le vittime di reato molte volte anche dagli organi giudiziari vengono messe in secondo piano, perché ovviamente le forze dell'ordine, quando arrivano sul posto, pensano a fare delle ricerche, a vedere quella che è la scena del reato. Invece noi le vittime dobbiamo metterle in una zona bianca, dobbiamo tutelarle, e questo ci aiuterà sicuramente anche nella fase processuale, perché quelle vittime, se vanno affidate in quel momento di smarrimento a delle persone sbagliate, poi possono incidere su tutto il processo. Il diritto ad una vita dignitosa per chi è colpito da disabilità. Un argomento anche questo molto importante, dove la Regione Campania sta facendo tanto, ma può fare molto di più, perché deve cambiare il sistema di presa in carico di queste persone con disabilità. Molte volte dico che non deve essere solamente riferito alla persona, ma all'intera nucleo familiare, perché quando c'è una persona con disabilità in casa si creano delle vite attorno a questa famiglia che vanno anche un po' sollevate, per dare loro la possibilità di vivere una vita sia lavorativa che professionale, che insomma anche di divertimento, di realizzazione personale, che oltre che giri intorno, non sempre intorno alla vittima. Quindi un affiancamento da dare in particolare alle mamme che seguono, perché le donne sono quelle che poi vengono affidate, no? E si prendono cura sia dei bambini, degli anziani, quindi per dare loro la possibilità veramente di una realizzazione oltre quello che è l'affetto
progetto familiare. E chiudiamo, le politiche di inclusione, il suo mantra emotivo da sempre. Sì, insomma, in questi anni insomma, sono tante le battaglie che ho portato avanti, perché credo che una società inclusiva sia una società che raggiunge il proprio obiettivo, perché se vogliamo parlare di una società civile che raggiunga i propri obiettivi non possiamo lasciare indietro nessuno, e non con una forma di assistenzialismo, perché in particolare al Sud non l'abbiamo mai chiesto, ma chiediamo le stesse possibilità degli altri, quindi va bene anche l'autonomia differenziata, ma quando avremo raggiunto le stesse possibilità e i nostri ragazzi avranno le stesse possibilità dei ragazzi del nord, perché non è possibile che il mondo in cui nasci possa ancora determinare la vita che poi devi ripercorrere nel futuro. Quindi dimostreremo appieno la nostra possibilità e il nostro anche carattere nell'affermare quanto siamo bravi, ma prima dobbiamo partire dallo stesso punto. Grazie onorevole. Soprattutto all'amministrazione comunale.